Spesso l'ammalato, quando viene dimesso da un reparto per acuti o per cronici, guarisce, migliora e poi gli viene proposto un ciclo di riabilitazione. E quando si parla di riabilitazione, a volte ci sono delle difficoltà perché l'ammalato non comprende o non ha compreso o ha difficoltà a comprendere il significato della riabilitazione, che è fondamentale nel completamento, come già stato detto, del ciclo terapeutico. E allora, partendo da questa considerazione, abbiamo scelto come argomento la riabilitazione oggi, e qui a Romano, proprio dove c'è una unità operativa di riabilitazione diretta dal dottor Albergati. E detto questo concetto, ci sta l'idea della riabilitazione, che è il tentativo di definire che tipo di problemi siano rimasti dopo un evento acuto, noi le chiamiamo disabilità, che tipo di difficoltà ci sono nel recuperare un sufficiente o valido stato di salute, e nello stato di salute ci stanno dentro anche questioni come ad esempio la partecipazione sociale, quindi poter riprendere un'adeguata attività lavorativa, riprendere le proprie relazioni. E vedete che l'argomento è piuttosto ampio e complesso, però fa parte della vita delle persone che concretamente affrontano queste patologie.